Ciao ragazzi, in questo nuovo video vi voglio parlare dell'età che secondo me hanno i personaggi. Ovviamente i personaggi non hanno un'età definita perché comunque quelli che hanno, diciamo, fatto il cartone non è che uno pensa di dare un'età. L'importante è creare il personaggio, non l'età. E io ho una mia teoria al riguardo. Ormai sono già 7 stagioni che fanno. Quindi, tenendo presente che comunque il tempo è trascorso dalla prima fino all'ultima che hanno fatto, poi c'è anche un'ottava che uscirà a primavera, quindi in tutto sarebbero 8 stagioni. Ma in queste 8 stagioni, come sono cresciuti i vari personaggi? Secondo me, dovrebbero essere passati dalla prima stagione fino all'ultima che hanno trasmesso, secondo me, minimo, dico proprio minimo, 3 anni, perché nel corso del tempo abbiamo visto 3 feste dell'amicizia, quindi una festa all'anno su 3 anni, però non è detto. Io vi sto soltanto a dire il tempo minimo, non è detto che non sia trascorso più tempo. Ma supponiamo che siano passati 3 anni. Come sono cresciuti i vari personaggi? Secondo me le protagoniste, ma io vi parlo della prima stagione, quando proprio l'hanno creato, la loro età si aggira 20-25. Perché dico questa età? Perché sappiamo che non vanno più a scuola. Però non mi sembrano, ecco, tanto grandi di avere un'età tipo 30-40 anni, più o meno. Cioè, sono adulte, però sono anche giovani in pratica, secondo me. Invece, per quanto riguarda le rispettive sorelline, io darei un'età più o meno intorno ai 10 anni, perché frequentano le elementari, però non mi sembrano così piccole, sinceramente, da frequentare la prima o la seconda elementare. Tuttavia rimane un mistero di come in questi anni siano ancora a scuola, in quella scuola elementare. Però si sa, alla fin fine non sto dando un cartone, io do la mia opinione personale. Invece, per quanto riguarda i fratelli maggiori, io direi che la loro età si aggira intorno ai 30 anni, più o meno, 30, 32, 35, più o meno siamo lì. Più o meno, secondo me. Tuttavia, nel mondo umano, le vediamo come ragazze liceali che vanno a scuola, studiano, mettiamo il ragazzo. Cose normalissime per la loro età. Allora, giustamente uno può anche dire, ma se nel mondo umano queste qua hanno quella determinata età per poter andare a scuola, come mai allora nel mondo magico, come lo chiamo io, no? Intanto c'è da dire che quella serie che hanno creato, alternativa, non c'è niente a che vedere con la serie principale. E poi all'inizio i produttori avevano pensato di rendere le ragazze adolescenti, però poi alla fin fine non è stato possibile perché si sono resi conto che era troppo per delle ragazzine adolescenti vivere da sole, lavorare, e quindi sarebbe cambiato tutta la trama, ecco. E la cosa non è stata, diciamo, possibile,
Perché poi verrà a finire che casomai veniva fuori un'altra storia, con un'altra trama, altre protagoniste. Quindi è stato meglio così. Però per non far morire del tutto l'idea delle protagoniste adolescenti, forse ho pensato io, opinione personale, avranno creato questa serie alternativa. Che tra l'altro è molto bella, però io continuo a preferire la serie originale. Tuttavia rimane un mistero di come sia possibile che se qualcuno nel mondo magico va nel mondo umano, si trasforma, diciamo, in adolescente, non adulto. Però ovviamente alla fin fine è soltanto un cartone, quindi è per rendere, diciamo, l'idea. Anche perché lì si sa che le varietà potrebbero non coincidere, perché se è così, allora la preside e la vicepreside dovrebbero essere immortali, ma non lo sono. Invece nel mondo magico abbiamo le due principesse al comando, che hanno, figuriamoci, più di 1000 anni, ma che cavolo ci arriva a 1000 anni? Però ne dimostrano circa 40-50, più o meno. Per oggi è tutto. Ci rivediamo la settimana prossima con un nuovo video e tante altre novità.